Con il presidente dell'Associazione Nazionale Pescatori ci troviamo a parlare delle condizioni di pulizia all'interno del porto. Signor Davandi, lei si sta muovendo per ottenere delle condizioni migliori di pulizia all'interno del porto? Sì, veramente, lo faccio col cuore, perché io vedo che il paese delicato, il porto delicato è morto, morto veramente. I pescatori che vanno a pescare, mi raccomando, quando venite di nevicare, quando venite a terra, per favore, non buttate la fetenzia in acqua, casciole, quello là, buttatelo dentro il cestino, per favore. Mi raccomando a tutti i pescatori, perché vi voglio bene, vi metto sempre la benedizione della pesca, mi raccomando, perché io sono andato al comune di Licata e mi hanno chiesto, va a Capitaneria Marittimo, e allora ho parlato con il maresciallo. Il maresciallo mi ha detto non è il suo dovere. E allora di chi è questa responsabilità? Mi dovete dire chi è? Negli anni si sono fatte diverse operazioni di pulizia con il risultato, il giorno dopo, di ritrovare il porto nuovamente sporco, quindi c'è qualcosa che evidentemente non va. Sì, c'è ragione, perché non so come mi deve spiegare, però io sempre dico, per favore, fatele anche i politicanti, fatele qualcosa pure voi altri, che facete ciap e le conclusioni non fate niente, per favore, il vostro interesse puro, non per volere votazioni, andate avanti per cose giuste, oneste dovete andare, onestamente.